riunito con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo per raccontarvi attraverso questo testo di Probo Vaccarini, sposo, vedovo, sacerdote, alla scuola di Padre Pio, come un figlio spirituale dell'epoca considerava Padre Pio uno di famiglia. Infatti lui ha dedicato un piccolo paragrafo a questo aspetto. Per tante prove di amore, di protezione, scrive, la nostra famiglia era felicissima di essere sotto la guida di Padre Pio. Lui si sentiva responsabile, lo manifestava attraverso anche altre persone, come ad esempio ad una signora di Pesaro che incontrai in treno di ritorno da San Giovanni Rotondo. Mi disse infatti che la notte precedente aveva sognato Padre Pio che indossava cotta e stola mentre gli pendeva dalla mano il secchiello dell'acqua benedetta. La signora proseguì così con il suo racconto. Il padre poi camminava a passo così svelto che per raggiungerlo dovetti correre. Quando gli fui vicino cominciai a fargli delle domande che mi stavano a cuore, ma lui, camminando sempre in fretta, mi rispondeva di non potersi trattenere perché doveva andare a benedire la famiglia di Probo. Pensate un po'. Non mi sorprese allora, così racconta Probo Vaccarini, il racconto della signora, ma scoprire che il padre mi seguiva, si premurava di farmelo sapere anche da altri, mi dette molto conforto. Non consideravo San Giovanni Rotondo la mia seconda dimora, ma la prima. Perché anche se a Rimini rimanevo più tempo per motivi di lavoro, il mio pensiero era sempre laggiù. In tono scherzoso, come ferroviere, dicevo, sto progettando un tratto di ferrovia per arrivare direttamente a San Giovanni Rotondo. Magari, Don Probo. Conoscendoti, oriundo del posto, scrive nelle sue memorie Don Probo, nel vedermi sempre laggiù mi chiedevano quale fosse il mestiere che esercitavo. Anch'io restavo un po' meravigliato al germogliare di tante possibilità e tra ferie, recuperi, trasferte, giorni festivi, viaggi di notte. A San Giovanni Rotondo non mancavo quasi mai per le ricorrenze più importanti. Nella mia famiglia gli abitanti attorno al convento sapevano vita e miracoli perché i figli nella loro semplicità riportavano tutto. Mi sentivo dire anche da persone che non conoscevo, allora parte mercoledì con la Corriera delle Nove, della fermata di Sant'Oro e così via. Io li guardavo senza fiatare e dicevo tra me, meno male, almeno sono certo di non dimenticarmi. Al padre non dispiaceva la mia presenza, altrimenti l'avrei visto lanciarmi degli occhiatacce. E lì si pregava tanto, cioè qui a San Giovanni Rotondo. Le sante messe non si contavano, si faceva anche una vita di penitenza, privi di tutto ciò che il mondo offre, televisione, cinema, politica, altro. Si pensava solamente alla nostra salvezza, dei nostri fratelli immersi in tutti i generi di corruzione. In quell'atmosfera mistica anche i figli assorbivano quella spiritualità e capivano così il grande significato della redenzione. Tuttavia, per la necessità del vivere succedeva anche che passassero dei mesi senza poter andare da Padre Pio. Non volendo restare tanto tempo senza l'aumento di grazia che scaturisce dal sacramento della penitenza, così allora io mi confessavo, scrive, ogni 15 giorni da un sacerdote da me assai stimato, Padre Pio delle Piane, un altro figlio spirituale di Padre Pio, oggi venerabile, che in quel periodo reggeva il santuario di Bonora nelle vicinanze di Montefiore a 25 km da Rimini. Rientravo da Ancona, pomeriggio inoltrato, buttavo giù un boccone e poi a cavallo dalla bicicletta salivo e scendevo quelle colline. Arrivavo al santuario ansante come un cane dopo ore di caccia, fatta una minuziosa confessione. Rientravo a casa anche dopo mezzanotte per poi riprendere il solito treno delle 5. L'aumento di grazia non solo l'avevo nello spirito ma anche nel corpo, perché ora, pensandoci bene, non so come facessi a resistere a tanti strapazzi.